Bentornati a tutti voi ragazzi, io sono Tony e Pence e benvenuti su questo canale. Oggi siamo qui per commentare i provini del cazzeggio 7 che ho fatto con un ospite speciale, ovvero la mia ragazza. E se volete rivederla qua sul canale, mettete 5.000 likes a questo video. Inoltre volevo informarvi che tutti i giorni, dalle 2:30 in poi, sto commentando i vecchi collegi sul canale Twitch Tony e Pence TV. Link in descrizione, anche oggi sono live. E per quello che verrà, buona visione! Benvenuti ragazzi alla prima puntata dei provini del cazzeggio 7. Dai, andiamo, dai, ci sto, mi piace il cazzeggio 7, così. Vediamo questi provini. Mi chiamo Zenaide Carbone. Dai, Zenaide, ma come Zenaide? Sono Teodoro Cosma e vengo da Bra in provincia di Cuneo. Zenaida Carbone Teodoro Cosma, nomi normali. Mi chiamo Punipro Jossing. Scusa, non ho capito. Chi era Aldo Moro? Do Moro? È un cantante. Sì, fa canzoni incredibili Aldo Moro. Cantante drill. Crea una frase utilizzando la parola operosità. Ho vissuto l'operosità al massimo. Che esperienza di merda. Persone che vanno all'artistico hanno molta operosità. Hanno non molta penso, semmai creatività. Sfruttano questa loro creatività per fare delle opere. Dell'opero. Ah, beh, non è male. Risolvi il seguente problema. Signor. Se per far cuocere un uovo alla coq occorrono 3 minuti, quanti minuti ci vorranno per farne cuocere 3 contemporaneamente? Forza! Per far cuocere un uovo al... Qua c'è un problema alla base, cioè nella lettura. Coque. Sei un calciatore del Paris Saint Germain, coque. Coque. Se per far cuocere un uovo alla coque. Su 5 ce l'ha fatta uno, incredibile. Se un uovo ci mette 3 minuti. Se li metti insieme, quanto ci vorranno? Vediamo. Perché io credo in lei, la vedo che è una persona saggia, forza. Sono 9 minuti. Grande! Questa è semplice, la base della matematica la so. 3 per 3 è 9, quindi no. Proprio perché la sai, hai fatto una figura di merda. Sono Samuel Rosica e vengo da Bitonto, in provincia di Bari. Sono Giada Scognamiglio e vengo da Genova. Lei dovrebbe essere entrata, Giada, se non mi sbaglio. Giada Scognamiglio, genovese. No, scherzo. Qual è lo scopo nel gioco delle bocce? Di centrare il buco. Siamo capiti, mi dissocio tantissimo. Andiamo avanti. È che sulla sabbia sta un buco. Ma lui cosa ha fatto? Si è tagliato qua? Allora, sembra il colore di qualcosa che non voglio dire. Secondo voi, prima del provino, per sbaglio, si è appoggiato su... Oddio, i problemi, sono il seguente problema. Devi raggiungere a piedi la scuola che dista 8 km da casa tua. Ok. Camminando a una velocità di 4 km orari. Quanto tempo arrivi a scuola? 8 km, 4 km, allora fai 4 km ogni ora, sono 8 km da fare, ci metti 2 ore. Giusto. No, sì, 2000 ore, no. Sì, 2000 ore, cioè, dove cazzo vai 2000 ore? Per cosa sta l'acronimo ONU? Non lo so che è l'acronimo. Ma perché? Orco nazionale. Ma come orco? Organizzazione delle Nazioni Unite. Mazza, i gemelli sono... Ma non li han presi, vero? Loro troppo bravi, non li han presi, immagino. Secondo te cosa si potrebbe fare per fermare le guerre? Vediamo, questa potrebbe essere una domanda interessante, vediamo. Attivare delle campagne che sensibilizzano. Male. Magari mangiando 2 taralli. Ah, coi taralli, col cibo, ma tu sei un grande. Andiamo avanti, forza. Mi chiamo Apollinaire Manfredi. Ok, lui è entrato. Solo che hanno sbagliato a scrivere Apollinaire Apo Mandredi, hanno chiamato. Chi era Elvis Presley? Ora diranno un politico. Chi? Un presidente. Ecco, l'ho detto. Cantante americano, faceva rap, trap, reggaeton. Sì, certo, reggaeton, eh? Reggaeton Elvis Presley? Allora, Dispresley. Elvis Presley. Su Tirol ce ne sono un sacco, ancora vivoli. Veniva chiamato tipo qualcuno che veniva disprezzato, che disprezzava gli altri. Ma perché? Cosa si intende per miracolo economico italiano? Il miracolo dei soldi, economico, i cash money. Cash, bro, business. Tipo un miracolo che fa Gesù. Infatti Gesù era un noto web marketer. Lui ha veramente fatto guadagnare un sacco di soldi a tanta gente, soprattutto agli apostoli. Hanno aperto un e-commerce e loro vendono in e-commerce. Che c'è stata un buon prezzo per... No, non ho capito la domanda.
Lui non è stato preso, immagino. Cos'è l'hula hoop? Ah, è un cerchio, di forma cerchio. Apollinaire. Male, male. Scrivi alla lavagna la parola croissant. Vediamo. Croissant. Croissant? No, no, non penso. Questo è croissant. Attenzione! Crua salsa. Che la puoi utilizzare per i primi piatti? Sarebbe? Non esiste. Non... Salve a tutti. Mattia Patanè è entrato. Mi chiamo Ludovica Dascia. Martina Dascia. Ci ha pensato Martina Dascia, perché non era convinta di essere sua sorella per mezzo secondo. Mi chiamo Simone Cascone. Grazie, ingolizzi, spacco un coglione. Sono Davide Di Franco. Davide Di Franco è entrato. Cos'è la dattilografia? I dattili sono tipo uccelli, no? I pterodattili, infatti, erano gli uccelli che riuscivano a usare le macchine da scrivere. Secondo me pigliavi la pietra, scrivi sui libri. Chi era Totò? Totorino. No! Era il capo della 'Ndrangheta. Ma no! Ma non è... Ma come Totò capo della 'Ndrangheta? Cosa sono le case chiuse? Questa deve essere una bella domanda. Delle case con la porta blindata. Eh beh, certo. Mi piace perché c'è dell'ingenuità in queste risposte, capito? Senza porte, senza niente. Delle case murate? No. Penso dove si andava a prostituire. Quando una persona esce che una casa, quindi... No! No! Ci andavi per ficcare, va bene. Chi viene alla lavagna la parola Bordeaux. Bordeaux. Proprio il Bordeaux della strada. Vediamo lui, Cascone. Se già Borde è facile, perché la difficoltà sta nelle aux. Lui ci stupirà alla grande. Sono Mattia Camorani e vengo da Faenza. Fratello di Thomas Camorani. Mi chiamo Maria Zini Sorbello e vengo da Dublino. Ammazza! Carattere! Crea una frase utilizzando le lettere dell'acronimo RAI. Ruttando cosa? Andai indietro. Ruttando andai indietro è bellissima! La tigre di Cremona era... Un leone. La tigre di Cremona era un leone. Cosa pensi della generazione dei tuoi nonni? Diranno che schifo nonno, ti coglioni, abbiamo internet, che cazzo ci avevano loro? È una generazione antica. Erano troppo indietro. Sapevo io. Perché non avevano i cellulari e tutte queste cose qui. Magari mi trombavano di più, ma anche forse. Scusate, sono scurrile. Che sono fantastici. I nostri genitori non ci possono imparare cose che... Non ci possono imparare cose. Ci possono imparare i nonni. Che ci possono imparare i nonni. Mi chiamo Elisa Angius. L'è entrata, Elisa Angius. Sei pronto a rispondere a alcune domande di cultura generale? No. Che ansia. Chi era Mike Bongiorno? Uno scrittore famoso degli anni vecchi. Degli anni vecchi. Mike Bongiorno era quello che dava il buongiorno. Porca puttana. Porca puttana. Buongiorno a tutti. Buongiorno un cazzo, L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Sull'Italia. Fondata sul lavoro, la sovranità appartiene al popolo che l'esercita nelle norme, nei limiti della Costituzione. Incredibile, incredibile! Eppure non l'hanno presa. Cosa sono gli orecchioni? Vediamo. Le patatine. Ma che cazzo di patatine mangi, scusami? Qual è il nome della celebre attrice Monroe? Marilyn, vediamo. Boh, Fernando. Che non è così brutto, eh. Daniela. Angelina. Marilyn. Minchia, ma lei è incredibile, lei non c'è, immagino. Cosa sono i... Volovan. Sono quelli che mangi tipo le feste di compleanno con dentro i wurstel, quelli salatini così. Hai abitato in Francia, scrivono? A Bordeaux. E per quello sai scrivere Bordeaux. I culovan sono tipo delle ciliegie. I culovan. Compete il titolo di una celebre canzone di Renato Corazzone. Tu vuoi fa l'americano? Vuoi spesa. Tu vuoi fa la spesa? La spesa. Sono Gabriel Rennis e vengo da Ossiaro. Io lui già lo amo. Chi cantava nel blu dipinto di blu? Dai, Modugno. Pascoli. Ma come Pascoli? Gianni Celeste. Senza me non posso sapere che tu non appartiene. Perché non mi piace tu. Senza
che non posso stare, che mi voglio bene. Prova a cantare, vediamo. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù con te. Felice di stare lassù con te, oh. Con te, minchia frate. Felice di stare lassù con te. Se dico chiodo di pelle, di cosa sto parlando? Spero che ora non dicano il pene. Il vero chiodo di pelle è la giacca. Può essere tipo i peli incarniti che tipo mai sono duri, te fanno tipo da chiodo. Che schifo è, una merda, da una visione schifosissima. Perché tino corto, basic, che tutti hanno. Ah, ma loro l'hanno presa da Bershka queste due. Chi sono i paparazzi? Coloro che prendono... Scherzando, questa comicità è becera, è una merda. Il genio, voglio sentire Gabriel Rennis, via. Sono tipo i scugnizzi, chi infrange la legge, tipo chi passa a metro senza biglietto. Che poi non ci stanno mai, però. Non ho capito un cazzo, scusate. Scrivi alla lavagna la parola baguette. Ti piace lei, eh? Ba... Bagette? La baguette. Questa è la G. Mettila. È sbagliato comunque, anche... Na la baguette, bellissima. La baguette questa la so. Beh, me la so, perché se ci metti la G con l'H, ma la G diventa dura, e quindi baguette. Sono Tommaso Miglietta e vengo... Ah, lui è entrato. Secondo me è solo perché ha i capelli lunghi, perché poi lo distruggeranno col taglio dei capelli. Però ho saputo che quest'anno non tagliano i capelli, ma fanno la ceretta integrale. Ok. Sono Davide Cagnes. Davide Cagnes. Vai, Treviso. Capoluogo dell'Umbria, Davide, forza. Perugia. Oh, voglio sentire Davide, eh? Marche. Grandissimo, così. Ma lui com'è venuto? Cioè, lui pensa di essere, non so, in spiaggia? Ma chi è Costantino Italiano, questo qua? Crea una frase utilizzando la parola paradossale. Cioè, paradossale è una roba che ti pari. È una roba che ti pari? Io sono paradossato da quello che è successo. Bravo! Con questa cazzata, Davide, sei dentro! Cosa sono le tube di Falloppio? Stanno all'interno della... di una donna nell'apparato riproduttivo femminile. More, more, scusi, chiedo, perché c'è una... Scusami, tu sei donna, giusto? Hai le tube di Falloppio? Sì. Ok, perfetto. Partaggi. Sto per sboccare. Tubo di Falloppio, penso sia una specie di tubo che si mette per non far passare la sporcizia. Davide Cagnes. Davide Cane, ti chiamerei. Davide Cane. Dei tubi? Che aveva un re nella storia. Ah, certo, sì. Mi chiamo Manuela Iastro. Sono Jasmine Zotti e vengo da Vicenza. Ok. Dove vive il presidente degli Stati Uniti d'America? Il primo che risponde in America regala una sub. In America. Fermi tutti. Vita di merda. Regalato. Nella Casa Bianca. Oh, bravo! Oh, vieni a piangere, cazzo, mi sposto bene. In Inghilterra. No, vabbè, raga. In Inghilterra! Come cazzo si fa a dire in Inghilterra? Come? Biden, terzo. Calcolo il 90% di 200. Allora, vediamo. 200 diviso 100 fa 2. Per 90, 180. Bravissima! 100. 90. Risponde, in America. A cosa serve la scuola? Un bene amato? Nulla! A imparare qualcosa e a fare confusione. Grande, un applauso ad Andrea Mamone! A niente. Difatti, il presidente degli Stati Uniti d'America vive in Inghilterra. Fossi in te, andrei a scuola! Sei carica? È la prima volta che sei qua, È strano. Mi chiamo Sofia Brixel. Ok, Sofia Brixel è entrata. Ok, il participio passato del verbo prudere. Prodotto. Io mi prudi. Tu ti prudesti? Ma sei confuso con il prudere, remoto. Mi pare. Cos'è un'eclissi solare? Lui è la parte scientifica della coppia. Allora, eclissi di sole vuol dire che la luna copre il sole. Quando... l'ombra della terra oscura il sole. Per avere un'ombra alla terra
Vuol dire che c'è un altro sole dietro. C'è un'ombra talmente potente da oscurare il sole. Mi stacca un pezzo di sole. Mamma mia, lei è proprio catastrofica. Il sole e la luna passano allo stesso punto. Quindi si distruggono. Scrivi a lavagna la parola inglese entertainment. Entertainment è difficile. Non è semplice. Sempre meglio. No. Intrattenemer. Intrattenemer. Entertaining. Qua qualche H perché giusto in inglese ogni tanto lo devi inserire. Intertenet. Vuol dire... Internazionale. No. Il giorno di Natale sei felice, ma a un certo punto ti chiedi quanti giorni sono passati dall'inizio dell'anno? Calcoli quelli che mancano e li sottrai. Allora aspetta, 30 giorni a novembre, aprile, giugno, settembre, quindi 30 per 4, 3 per 4, 12, 120. Perché per 4? Perché sono 4 mesi dell'anno. Lei ha vissuto 4 mesi dell'anno. Sono 4 mesi anno. Di 28 ce n'è uno. Tutti gli altri non 30. Ma cosa sta succedendo? Cioè, era semplice. Guardate la faccia di questo uomo. Come si è fermata bene qui. 350. E ancora che sono. E ancora lì. Che sta calcolando è cose. È due ore che scrive. Ora c'è arrivata. Attenzione. Basta fare meno 6. Perché alla fine quello che conta è la risposta. 359. Ho fatto una marea di calcoli. Era semplicissimo. Sì, fate una cazzata. A rientrata, Alessia Bruscia. Mi chiamo Alessia Bruscia e vengo da Mesto Closia in provincia di Cosenza in Calabria. Non si sente. Si sente poco un ispirato. Po'. Mi chiamo Damiano Severoni. Lui è entrato, anche lui in King. Okay. In che anno nasce la Repubblica Italiana? Sai, vabbè. Ma lei? Queste qua me le ero ripassate prima... Cioè, prima di venire. Perché ho visto l'anno scorso che hanno fatto tutti cagare allora. Però non me le ricordo. Quindi è servito un cazzo quella faccia. Io l'hanno preso però. Sì. 1982. Ah, ammazza, cioè proprio cioè, due o tre giorni fa. Meno male che le ripassavi. Se non le ripassavi, cosa succedeva? È tipo nel 2000. Questa è la faccia di tutti gli italiani in questo momento guardando il programma. Come fai a dire la nascita della Repubblica Italiana nel 2000? Traduci la locuzione Carpe Diem, ce la tradurrà Silvia perché la sa. Tu sei poi l'esperto in latino, ah. Colli l'attimo, ma in realtà... Però... prendere il giorno. Esatto, sarebbe. Letteralmente. Le capre. Capre? Di Dio. Capre di Dio. Le carpe. Morte. No, è l'empo d'arco. Cos'è la castità? Tosta. Una persona tosta, di capo, di testa. La tosta, da capo, da testa. Non fare sesso. Bravissimo. La castità è quando le ragazze viene il primo ciclo. Quello è il primo menarca. Cos'è l'ulna? La città? Ma come? L'urina? Ho in mano una mela, la mollo e cade per terra. Perché? Io tengo una gomma, non so, faccio un esempio. Lascio la mano, cade secondo la... Lascio la mano? Perché nell'aria l'aria non è composta da particelle che non sono unite e quindi ad esempio nell'acqua comunque non sono del tutto unite e quindi la mia mano può toccare l'acqua, però... Meno male! Perché c'è la gravità, so, e so pure chi l'ha scoperta. Attenzione! Lui è andato... Cioè lui è andato... La scoperta... Newton. Bravissimo. È stato Isaac Newton. E come perché cade? Perché... Se la lascia è normale che cade per te. Certo che... Cioè non c'è una ragione dietro le cose. Carica dai. Sto... Ah, si è gasata perché... Mi sto ambientando. Allora, Luna Tota, Roma. Okay. Mi chiamo Ismael Diaye. Lui... Lui non è entrato. Mi chiamo Giovanni Lo Popolo, anche dalla nascita Johnny. Minchia Johnny, hai preso i colpi. Chi è stato il primo re d'Italia? Carlo Magno. Minchia Johnny, ha detto Carlo Magno. Minchia Johnny. Franco. Franco, da mio zio Franco. Cesare. Cesare è il primo che ti viene quando pensi alla storia. Quando dici... pensi al potere. Poi lei è di Roma, quindi Cesare. Cos'è la zecca di Stato? Dove vengono fabbricati i soldi. Minchia Johnny, quando Johnny... si parla di soldi. Lo sa. C'è una rapina che... C'è una rapina lei che sta attenzione... sta pensando alla casa di carta. Fanno i ladri. Però... Che fanno i ladri? Di solito i dentisti che fanno le rapine. Attenzione. Che beco. Cioè, vabbè, niente, però, cioè. A quali termini corrispondono le lettere dell'acronimo LGBT? I ragazzi che non sono eteri. Eteri. Gay, cause, because, tree. Analizziamo la frase. Un leader gay
Perché albero. Quali sono i doni che i re magi portano a Gesù? Oro, incenso e mirra. Il vino, il cibo, fiori. Nulla, nulla di tutto ciò. Niente. Foglie. Ma che doni sono? I due... Johnny? Testamenti. I due testamenti. Già fatti. Già fatti. Se potessi avere un superpotere, quale sarebbe e perché? Se io dovrei avere un superpotere... Magari quello di aprire un dizionario o dei libri di italiano. Sono Priscilla Savoldelli, vengo da Gandino in provincia di Bergamo. Sono Giulia, ho 14 anni e vengo da Firenze. Quali religioni non hanno sbocchi sul religioni? Mare? Ma sono l'Umbria, mi sa. Lombardia? Ah, già. Così. La Toscana? Che dove c'è l'isola d'Elba, c'è un mare bellissimo. Valle d'Aosta? Vai. Firenze? Sicilia? Firenze. Milano. Cioè, vedi, anche su ste cose, tu come fai a dire Milano? Cioè, vuol dire che nella tua testa consideri Milano una regione. Cosa sono le nozze d'oro? Le nozze d'oro sono tipo le nozze fatte come si deve. Cioè, le nozze della Madonna. Chi ne burdeglia? Cos'è il cerume? Una merda. Uno schifo. Vabbè, protegge. Eh sì. Ma fa schifo. Ha la sua utilità. Cerume è che la roba tiene dei ricchi. Che? Tutto lo sporco che si ritiene dentro si l'orecchio. Ritiene. Fai un esempio di metafora. E quando io comparo due elementi, tipo Anna è una volpe. Per dire che è furba. Io sono bello come... il più bello del mondo. Come il più bello del mondo? Che cazzo di metafora è, scusa? Cos'è il leone d'oro? È un leone di colore oro che è situato in una città molto importante italiana, Cremona. In una città importantissima, devo dire. È un cartone. Lo guardavamo noi da piccoli, il leone d'oro. Un premio che viene dato a Venezia. Oh! Bravissimo lei. Non si può fare sannanza. Si può andare avanti. Le traduco, perché sembra di vedere Gomorra delle volte. Cos'è la cultura? Quella sconosciuta. Tutto ciò che io so. Cioè nulla. Mi chiamo Alessandro Bosatelli, ho 14 anni e vengo da Brembate in provincia di Bergamo. Dove è entrato? Brembate in sopra. Simpatico. Completo il verso, sempre caro mi fu quest'ermo colle. Sempre caro mi fu tua sorella. Sempre caro mi fu... pagare le bollette. Ma manco sai cos'è la bolletta? Questa è Omocolli e questa siepe che è la quinta parte dell'ultimo orizzonte il guado esclude, ma se dentro vivono determinati spazi di là da quella, ma sono tutta? Umani silenzio e profondissima quiete, io nel pensiero mi fingo, ove per poco il corno si spaura. Oh! E come il vento odo strumento queste minchia piante, io con l'infinito silenzio questa voce va comparando e mi sovviene eterno a molte stagioni e la presente vive il fondimento. Raga, zitto, questi si è buggato. Pensiero mio, e sta aggiungendo parole la poesia. In realtà l'ha scritta lui. Hai 30 secondi per elencare il maggior numero possibile di capitali europee. Che a parte lui? Buona, Berlino, Parigi, Roma, Berna, Oslo. Bari. Che a Bari capitale europea. Foggia. Foggia! Stoccolma, Helsinki, Londra, Cardiff, Edimburgo. Cardiff. No, l'Italia è una regione. Una regione, l'Italia è una regione! Dublino, Reykjavik. Si è fermato un attimo, non è da lui. Lazio. E Lecce. Lazio e Lecce, chiude. Scrivi la lavagna mercoledì in inglese. Wednesday. Wednesday. Tuesday. Ho messo giovedì e martedì insieme. Oh, West Madonna, day. Giorno dell'Ovest. Insieme, beh, lui. Vabbè. Si gira così, cioè posa la cosa e fa... Ma anche scoglionato di essere le rispondere. Sì. Attenzione, attenzione. Wednesday. La faccia sua, ti prego. Sunday, mercoledì. Sunday, mercoledì. Il passato del volo remoto del verbo stare. No qui, no come sembra. Se penso il verbo stare... Tu starai. Cioè ha preso un altro verbo per poi dire una cazzata. Io steti, tu steti, gli stette, noi stettimo. Tu stetti, stettimo. Sì, stetto. Stattero. Attenzione. Attenzione, ma lui non deve neanche ripetere. Secondo me qua cade. Io stetti, tu stesti, e gli stetti, noi stemmo, voi stesse, sì, stettero. Incredibile. Un idolo. Passato e remorto. Sì, remorto. Vabbè, ma lì, dai, cioè... Ma non so neanche perché è lì. Mamma, guarda, abbiamo finito. Ti ringrazio, amore, per essere passata qua sul canale. Un bacione. A presto. Fate i bravi. Ciao.